Benvenuti in un nuovo video svuota la spesa. Questo sarà come svuota la spesa un po' misto. Vi faccio vedere un po' di prodottini. Sono andata alla Penny Market, ma non ho acquistato molto, però ho preso delle novità. Iniziamo subito. Allora, di questo marchio Il Mulino ho preso la farina di ceci, l'ho pagata tipo 1,50 euro, 500 grammi, e volevo fare qualche focaccina. Poi, se non mi sbaglio, dietro c'è anche una ricetta, eccola. Adoro. E quindi vabbè, poi faremo tutte insieme un What It In A Day. Poi ho preso i miei adoratissimi nuggets che li ho provati e questi qui sono buonissimi. Infatti, se le trovate anche al Lidl, se non sbaglio, prendeteli perché sono buonissimi. Vi faccio vedere anche i valori nutrizionali. Eccoli qui, oh. Per porzione, per 100 grammi di prodotto, 191 calorie, 4,2 grassi, 19,3 carboidrati, fibre 5,2, proteine 16,3, sale 1,41. Adoro. Poi vabbè, ho preso il mio adorato mais dell'orto mio, che mi piace nell'insalata, vicino al petto di pollo, un po' dappertutto. Però loro sono le novità. Io sapete che non bevo queste cose, però non lo so. Avevo voglia, poi mi ispiravano, specialmente questo della San Benedetto, ma poi il pecco, cioè raga, lo fanno apposta. Comunque ho preso questo qui zero, senza zuccheri aggiunti, frutti rossi, uva rossa, lampone, fragola e sambuco. Allora, i valori, se li trovo dove sono? Oddio, dove sta? Ah, eccoli, scusatemi. Per confezione, cioè per porzione hanno, poi non so questa quanto è 0,4, vabbè vi faccio vedere per 100 ml, allora 17 calorie, poi grassi 0, carbo 3,8, zucchero 3,8, vabbè proteine 0,2, sale 0,01, cioè scusate 0,021. Vabbè, mi sta in carta. Comunque la proverò e vi farò sapere. Poi ho preso questo qui che è un senza zuccheri, è un tè al limone. Vi faccio vedere anche qui la tabella per 100 ml, una caloria 0,00000. Ancora meglio di questa qui. Poi questa mi ispira tantissimo. Allora, EO frutta mix, frutta mix. Allora, mela, pesca, banana, arancia e maracuja. Zero, e questi sono i valori, 18 calorie, 0,03,7, 3,2. Eccola qui. Quindi adesso non so quale sarà il prossimo, il video che seguirà questo di svuota la spesa, quindi io vi lascio. Sono andata all'Ocean e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, ho acquistato tre confezioni di faie, l'ho pronunciato bene, 0%, stava in offerta a 75 centesimi, sapete meglio di me chi acquista il faie che costa un botto, e quindi ho preso tre confezioni. Poi ho preso i miei adoratissimi fiocchi di latte, questi qui Fitline, che è marchio Squisia, poi linea Fitline, tre prodottini, ne ho presi tre confezioni. Poi ho voluto prendere questo porridge d'avena. Allora, con frutti rossi costa 1,20 euro. Questi sono i valori. Allora, 368 calorie, spero che metta a fuoco. Poi grassi 6, poi carboidrati 1,2, no scusatemi, carbo 60, fibra 8,9 e proteine 14. Ai frutti di bosco, frutti rossi, ho fatto vabbè, prendiamolo. Poi ho preso due confezioni d'albume, una da 1 litro che sapete che io la trovo sulla Lotion dell'Aia, e poi questa qui di mezzo litro. Mi hai preso le bottiglie così, però adoro perché questa, se non mi sbaglio, ha il tappo che si apre, c'è il buchetto, quindi proprio comodissimo. Poi ho preso questo di Squisia che è una mousse e fruit ciliegia, ha 0,9% di grassi, non ha zero grassi. Allora, se trovo qui, Dove sta la tabella? Eccola qui la tabella nutrizionale. Allora, 103 calorie, grassi 2,9 grammi. Sapete che gli yogurt li prendo molto spesso senza grassi, ma in questo periodo ho i grassi più alti, quindi ne approfitto. Poi carboidrati 13,5, proteine 5,7. Ho detto, vabbè, per prendere qualcosa di diverso proviamolo, così anche vi faccio vedere cose diverse al supermercato. Poi ho voluto prendere il faie, questo qui total 2%.
Di solito sapete che io non lo prendo mai, però ho detto sì, dai, prendiamolo. Molti hanno detto che è molto più buono del normale, poi comunque c'è 2% di grassi, quindi sicuramente. Poi ho preso il mio adorato yogurt alla vaniglia, questo dell'Ocean, e poi questi qui della Valsoia. Allora, sono questi qui pistacchio e mandorla. Mi ispiravano tantissimo e quindi ho detto vabbè, prendiamoli. Allora, questa è la tabella nutrizionale, 100 grammi, 75 calorie, grassi 1,1, carboidrati 13, proteine 3. Vabbè, prendiamolo per qualcosa di diverso, ogni tanto ci sta. E poi ho preso questi qua, il mio solito yogurt della Müller al pistacchio, che sapete che insieme a quella alla nocciola è il mio preferito. Però ho trovato anche un altro gusto che è figo e uva. Non so come sarà, però ho detto prendiamolo, stava scritto anche novità. E poi per ultimo ho preso la Philadelphia Active, che ha cambiato confezione. Adoro. E quindi questa è stata la mia mini spesa. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!